il Consiglio regionale ha commemorato il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, venuto a mancare l'11 gennaio, con una rosa bianca appoggiata su un tavolo, accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione Europea e l'ascolto del videomessaggio che Sassoli aveva inviato all'Assemblea toscana in occasione della seduta solenne per la festa dell'Europa, a cui è seguito un lungo applauso. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha così ricordato la sua figura. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, Assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti, un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Il Consiglio regionale della Toscana ha scelto con voto a scrutinio segreto elettronico i tre grandi elettori che andranno a Roma per partecipare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Saranno il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, nominato con 27 voti di preferenza, il Presidente della Giunta Eugenio Giani, che ha ricevuto 25 voti, e il portavoce delle opposizioni Marco Landi, con 13 voti. Sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta, la sera alle 19, già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. La cosa più importante è che la maggioranza sia stata unita. I 25 voti della maggioranza sono andati sia a me che al presidente Gianni. Poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle, che avrebbero dato un voto di preferenza al presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza che quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi. E come dire. Loro un anno e 2 mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale, credo che sia il segno
segno di una attenzione, di un rispetto istituzionale importante, anche dell'attenzione che io ho provato ad avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato, sia chi non mi aveva votato, e quindi a loro un grazie doppio, e per me inaspettato, perché l'ho scoperto soltanto all'ingresso in aula. Il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza, e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Come maggioranza abbiamo proposto, come grandi elettori per la Toscana, i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica sia riservato la possibilità di eleggere un Presidente che sia il degno successore del Presidente Sergio Mattarella, che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo, l'autorevolezza, il prestigio con il quale ha rappresentato l'Italia in questi 7 anni. Ecco, le difficoltà che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo hanno bisogno di un prossimo Presidente che sia il degno erede di Sergio Mattarella, e quindi l'auspicio che ci sia in Parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'Italia in Europa e nel mondo. Sono convinto che questo potrà avvenire, e quindi un grande augurio ai nostri grandi elettori per il lavoro che avranno da fare. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica, e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale, sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori, e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale, e abbiamo piena fiducia e diamo mandato quindi ai tre grandi elettori della Regione Toscana di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia, e dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere
anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne. E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Per il resto, come scelta, non potevamo fare altro che, oltre a dare un'indicazione per chi noi vorremmo vedere rappresentato alla carica più alta e più rappresentativa dello Stato, abbiamo voluto dare anche un segnale, non votando per il portavoce dell'opposizione, che formalmente non ci rappresenta in quanto non ha avuto il nostro voto, anche perché non lo ha cercato. Abbiamo voluto anche dare un segnale chiaro che per noi non sarebbe stato possibile mandare a Roma nessun rappresentante che intendesse votare candidati che per noi sono assolutamente non idonei a ricoprire la più alta dignità del nostro paese. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione sulla crisi occupazionale dell'azienda di Marradi, che impegna la Giunta regionale a continuare a monitorare la situazione relativa allo stabilimento di Marradi dell'ortofrutticola del Mugello, a tenere aperto il tavolo di crisi aziendale affinché Italcanditi non sposti la produzione a Bergamo e anzi rilanci la produzione nello stabilimento di Marradi, elabori un piano industriale con prospettive di tempi e investimenti adeguati, che non comporti una riduzione degli organici attuali, garantisca, oltre ai livelli occupazionali, la qualità della produzione. In particolare, garantisca la continuità della produzione dei marron glacé nello stabilimento di Marradi. L'azienda ha fatto una scelta, secondo noi, profondamente sbagliata, e per la Toscana e anche dal punto di vista industriale. I marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo, ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolar modo donne, più di 80 persone, e quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Per quello noi siamo andati, tanti consiglieri, il nostro gruppo, il nostro partito, ma tante forze sociali, politiche hanno voluto testimoniare solidarietà, vicinanza, ma non solo, anche il lavoro per una prospettiva, che parte dall'ascolto di queste donne, di questi uomini che hanno rischiato di perdere il lavoro e che anche di fronte al primo passo importante, cioè l'azienda ha rinunciato alla chiusura dello stabilimento, ha bisogno ora di un secondo passo fondamentale, un piano industriale serio, credibile, che mantenga le produzioni d'eccellenza e di qualità in Toscana e lì, perché lì c'è il prodotto pregiato, perché lì c'è la capacità di trasformarlo in maniera seria, perché lì ci sono le professionalità e la passione che si trasmette da secoli verso un prodotto così importante per la montagna mugellana e per la montagna toscana. Quindi continueremo a lavorare con forza insieme alla Giunta regionale. Abbiamo avuto il piacere di udire il governatore per quello che riguarda la crisi che riguarda Marradi, per l'azienda, per l'ortofrutticola di Marradi, che ci ha detto che ci sono stati degli sviluppi positivi. A noi risultava in realtà che gli sviluppi positivi fossero sviluppi al 50%. L'azienda resta, ma il 50% dei lavoratori stagionali sarebbero comunque andati a casa, così come il 50% dei 10 lavoratori a tempo indeterminato. Già questo noi riteniamo sia inaccettabile, in quanto mandare a casa 55 famiglie in una realtà
di confine come è Marradi. Voglio ricordare a tutti che Marradi è l'ultimo comune toscano prima della Romagna, che ha un tessuto economico estremamente fragile, vuol dire mettere in difficoltà tante persone in un comune così piccolo. Anche per quello che riguarda poi il mantenimento del lavoro. Un conto è lavorare un prodotto di eccellenza come il marron glacé. Il marrone mugellano di Marradi è IGT, il che vuol dire che è un prodotto riconosciuto di grandissima qualità a livello internazionale. L'azienda che ha acquistato l'ortofrutticola è per il 70% come maggiore investitore di un'altra azienda che acquista il prodotto, lo rimette sul mercato distribuendolo a tantissime grandi aziende e si lascerebbe invece al Marradi soltanto il lavoro della seconda scelta, la macinazione della farina e l'imballaggio dei prodotti che poi vanno sul banco del fresco. Tutto questo noi riteniamo sia inaccettabile, bisogna che la Regione Toscana si impegni affinché questo non avvenga, bisogna che la Regione Toscana interagisca e faccia partecipare alla contrattazione anche le organizzazioni sindacali, perché è troppo facile per una grande azienda confrontarsi con ogni singolo lavoratore. Chi si trova a confrontarsi da solo davanti a una grande azienda è in una posizione di fragilità. Queste persone vanno fatte sentire forti e bisogna stare al loro fianco. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. E siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente, un'intera comunità e il suo sindaco riuniti intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. Lo voglio ricordare, sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda, stagionali, e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili, diciamo, essere messi a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi, ma tutta la Toscana. Una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare. Per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda, ma anche a lasciare lì la produzione, la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone, il marrone mugellano, perché se la produzione si può trasferire, e questo dal punto di vista della morale, diciamo dell'etica economica, certo non ci fa felici, non è certo possibile spostare la produzione di qualcosa che è così caratteristico come appunto il prodotto delle castagne del Mugello. Fratelli d'Italia ha sottoscritto e appoggiato e votato il provvedimento con il quale unitariamente il Consiglio regionale della Toscana ha espresso la volontà che Marradi prosegua ad avere una propria fabbrica di marroni. Il marrone di Marradi, conosciuto e apprezzato in tutta Italia e forse anche in tutta Europa, deve e assolutamente rimanere a Marradi. Ma grazie a Fratelli d'Italia è stato imposto anche nell'atto un ulteriore punto, ovvero che oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro attuali, che sicuramente devono essere difesi e salvaguardati, non si favorisca in nessuna maniera il trasferimento della produzione di marron glacé a Bergamo. Perché se i marron glacé verranno prodotti a Bergamo e lasceremo a Marradi soltanto la commercializzazione del marrone naturale, questo significherebbe inevitabilmente difendere oggi quei posti di lavoro, cioè difendere oggi la sopravvivenza nell'immediato della fabbrica di Marradi, ma senza un'ottica futura, senza una proiezione per le future generazioni, perché difendere il marrone di Marradi non significa difendere il posto di lavoro di 9 dipendenti oggi, significa garantire il futuro del comune di Marradi e della sua principale produzione. E questo anche la politica locale avrebbe dovuto capirlo, perché non possiamo far finta di dimenticarci del fatto che quando il 3 luglio del 2020 Italcanditi ha rilevato l'ortofrutticola di Marradi, la politica locale ha esultato cantando le lodi di Italcanditi, pensando che in questa maniera sarebbe arrivata
la salvezza per il futuro del marrone di Marradi, e l'invito è a non essere così entusiasti. Quando questi grandi colossi arrivano sul territorio, quando questi grandi colossi economici investono sul territorio, la politica locale spesso e volentieri è portata ad esultare, a vedere di buon occhio queste operazioni. Prima di farlo sarebbe sempre bene capire quali sono i piani industriali, sapere quali sono le prospettive di questi grandi colossi, altrimenti rischiamo di fare la fine, appunto, che i Italcanditi vorrebbe fare la fabbrica di Marradi, ovvero derubricarla da una fabbrica importante che produce marron glacé, conosciuti ed apprezzati, ripeto, in tutta Italia e forse anche oltre, a un mero punto di smistamento di un prodotto sicuramente di qualità, ma che potrebbe essere fatto in qualsiasi altra parte del paese. E questo non va. Quindi salvaguardare il prodotto significa salvaguardare oggi i posti di lavoro, ma salvaguardare principalmente la produzione in ottica futura, perché Marradi vive oggi di questo prodotto buonissimo, esclusivo, identitario, figlio del territorio, ma ci dovrà vivere anche fra 20, 30, 40, 50 anni.